Storia della razza. I monaci del monastero di Terduinen furono tra i primi allevatori di cani conosciuti nelle Fiandre. I Bouvier da loro allevati sono registrati come allevati da quelli importati come Irish Wolfhound e Scottish Deerhound, con cani da fattoria locali, fino a quando non si è sviluppata una razza che è considerata il predecessore del moderno Flanders Bolder. Grazie alla sua forza e al suo temperamento, è diventata un cane da lavoro in grado di pascolare e custodire instancabilmente il bestiame e persino di trainare carri merci, oltre a resistere alle condizioni meteorologiche locali grazie al suo folto pelo. L'uso pratico della razza è diventato obsoleto dopo l'invenzione dell'automobile, quando il bestiame veniva trasportato su camion. Storicamente, il taglio delle orecchie e il taglio della coda potrebbero essere stati effettuati per ragioni pratiche per evitare amputazioni accidentali durante il lavoro, o per indicare che il cane è un branco da lavoro e non un animale domestico soggetto a tassazione. Fino all'inizio del XX secolo la razza non era completamente definita e aveva tre varianti. Paret, Moermano Roselare e Briard. Il conflitto tra i sostenitori di queste tre opzioni ha frenato lo sviluppo della razza. Nel 1912 e nel 1913 diversi club cinofili locali riconobbero gli standard bovier, tuttavia di solito avevano standard diversi per roselare e altre opzioni. La Prima Guerra Mondiale portò quasi all'estinzione della razza a causa della distruzione avvenuta nella regione di origine e del fatto che i cani venivano utilizzati per scopi militari. In effetti, Nick, un cane addestrato come cane da trincea, che ha prestato servizio durante la guerra ed è stato un vincitore costante negli spettacoli dopo la guerra, è considerato il fondatore della prima razza Bowier de Flandre. Lo standard unificato Bowier de Flandre è stato creato nel 1936 da un comitato misto franco-belga. Tuttavia, la Seconda Guerra Mondiale minacciò ancora una volta l'esistenza della razza. A causa di queste battute d'arresto, i progressi sono rallentati e solo nel 1965 è stato adottato lo standard di razza della Federation Kinological Federation, concordato da diversi piccoli club di cani. Una razza di cani guida, la cui storia è poco conosciuta. Inizialmente, questi cani venivano usati per allevare e proteggere le mandrie di bestiame, in seguito iniziarono a svolgere altre funzioni. Ad esempio, durante la Prima Guerra Mondiale, Bouvier sungeva da corrieri, trasportando piccoli carichi. Cani potenti dall'aspetto feroce, tuttavia, se adeguatamente addestrati, sono abbastanza obbedienti, calmi e leali. Bovaro delle Fiandre è un gigante dall'andatura formidabile, cane forte e potente, ottimo inseguitore. Fino alla Prima Guerra Mondiale, che di fatto portò la razza sull'orlo dell'estinzione, Bovaro delle Fiandre lavorò come allevatore di bestiame e prestò servizio nell'esercito e nella polizia. È usato come cane di famiglia, cane da guardia del corpo, nonché cane da guardia, polizia, ricerca, adatto per le gare di obbedienza. Viene utilizzato con successo nella zootecnia come cane da pastore. A volte è usato nell'esercito, nella polizia, per la protezione della proprietà privata. Un cane forte e potente, di corporatura compatta e ben proporzionata, possiede grande forza, energia e resistenza. Il fiammingo Bowyer ha una testa grande e nobile con una fronte moderatamente arcuata e una transizione pronunciata dalla fronte al muso. Le orecchie sono di media grandezza, triangolari, attaccate alte, ben distanziate. Il naso è nero, largo, le labbra sono nere, le gengive sono il più scure possibile. Chiusura a forbice, collo potente e muscoloso. Di media lunghezza. La schiena è dritta, potente, il petto è ampio, voluminoso e profondo. Gli arti sono forti e muscolosi. Il pelo è ruvido, denso, di media lunghezza, aderente al corpo, con un corto sottopelo. Il colore è nero con marcati segni arrugginiti, marroni. Punti salienti e fatti interessanti. Bouvier è originario delle fiandre sud-occidentali e della pianura francese settentrionale. Altri nomi per Bouvier includono Vilbard, Barba Sporca, Coionde, Cane Mucca che urde Pic, mandriano di bestiame. In Belgio un bowier non può vincere un titolo di campione a meno che non abbia vinto anche un premio in un concorso come ufficiale di polizia, difensore o cane dell'esercito. I contadini proprietari avevano bisogno di aiuto per il loro lavoro. Avevano bisogno di un cane per abbattere il burro e un mulino, portare il cibo al mercato, guidare il bestiame e proteggere la fattoria e il bestiame. Bowier fu esposto per la prima volta all'International Dog Show nel maggio 1910 a Bruxelles, sebbene lo standard non esistesse fino al 1912. Aspetto. Il Bowier è un cane potente e compatto dal pelo ruvido e dall'aspetto ruvido. Dà l'impressione di grandezza e forza senza goffaggine o pesantezza. Forse la sua caratteristica più notevole è la sua testa imponente, accentuata da una folta barba e baffi. Sebbene la pratica di tagliare le orecchie e la coda sia ora per lo più di natura cosmetica, le code erano originariamente tagliate per prevenire lesioni causate dal pascolo o dal traino di carri. Il peso dei maschi varia dai 36 ai 54 kg, leggermente inferiore per le femmine. Sono robusti, con uno spesso doppio strato che può essere fulvo, nero, grigio tigre o pepe e sale. A volte si crede che Bowers non perda, ma in realtà perda il pelo, come tutti i cani. La maggior parte della caduta dei capelli è ritardata dal doppio strato che porta alla stuoia. Richiedono spazzolatura e spazzolatura settimanali. Oltre alla spazzolatura settimanale, il pelo dovrebbe essere tagliato approssimativamente ogni 3 maggio settimane se si tratta di un cane da esposizione. La potatura richiede pratica per ottenere l'aspetto desiderato, tratti distintivi del carattere, equilibrato, leale e obbediente, ha un carattere essenzialmente calmo, molto praticabile, inquisitore, senza paura, di buon carattere, ama i bambini. La speciale combinazione di caratteristiche della razza li rende buoni animali domestici oltre che buoni cani da guardia. Bouvier de Flandre è un cane obbediente con un carattere piacevole. Sembrano intimidatori, ma in realtà sono calmi e gentili. Sono entusiasti, responsabili, equilibrati e senza paura, eccellenti guardie e cani da guardia facili da addestrare. Questa razza impara i comandi in tempi relativamente brevi. Richiedono un allenamento equilibrato che rimanga coerente in natura. Senza essere duri, è importante far sapere costantemente al cane che il proprietario rimarrà il proprietario. Questa razza ha bisogno di un proprietario esperto per prevenire problemi di dominanza e iperprotezione. I cani mal addestrati possono diventare eccessivamente dominanti nei confronti degli umani. Un bowier non socializzato può intimidirsi di fronte a nuove situazioni in cui non si sente a suo agio. Il Bowier dovrebbe essere ben socializzato, preferibilmente fin dalla tenera età, per evitare timidezza, sospetto ed eccessiva moderazione con gli estranei, sebbene la razza sia naturalmente alienata dagli estranei. Proteggere la famiglia in caso di pericolo non è qualcosa da insegnare e non è qualcosa da imparare. Questo è inerente alla natura. Un buon cane di famiglia, Bowier ama i bambini e va d'accordo con loro. Di solito vanno d'accordo con altri cani se allevati con loro fin dall'infanzia. Gli individui dominanti possono essere aggressivi nei confronti dei cani se i proprietari non sono assertivi e non informano il cane che un combattimento non è desiderabile. Maturando lentamente sia nel corpo che nello spirito, Bowier non matura completamente fino all'età di 2 marzo anni. Manutenzione e cura. Bowier prospererà con cibo per cani di alta qualità o cibo fatto in casa adeguatamente selezionato. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane, Bowier richiede una dieta a basso contenuto proteico rispetto alla maggior parte delle altre razze. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Scopri quali alimenti sono sicuri per i cani e quali no. Verifica con il tuo veterinario se hai dubbi sul peso o sulla dieta del tuo cane. Dovrebbe esserci sempre molta acqua fresca e pulita. Il manto bowier va spazzolato una o due volte alla settimana. Una buona spazzola da stiro o un pettine grande farà questo. Allo stesso tempo, potrebbe essere necessario spazzolare la barba e le unghie dei piedi del cane dovrebbero essere tagliate una o due settimane. Salute! I Bowyer sono generalmente cani sani e gli allevatori responsabili esamineranno le loro mandrie per condizioni come miopatia, cataratta, sordità, etopia ureterale, epilessia, glaucoma, displasia dell'anca, ipotiroidismo, paralisi laringea, megaesofago, displasia del gomito e suba, come tutte le razze con seni grandi, il Bowyer può avere ingrossamento e gonfiore dello stomaco. Test di salute consigliati dal National Breed Club. Punteggio dell'anca. Valutazione del gomito. Valutazione dell'oculista. Prova cardiologica. Prezzo e come acquistare correttamente. Il bovaro delle Fiandre è un cane molto interessante e raro nella nostra zona. Inoltre, i cuccioli di questa razza di cani non sono molto costosi. Prezzo medio. Da 400 dollari. Apparentemente ciò è dovuto all'impopolarità della razza. Linea di fondo. Alto fino a 27 pollici, con ossa pesanti e muscoli potenti sotto un cappotto impermeabile, e una testa impressionante accentuata da barba e baffi, Bowdier può fare qualsiasi cosa in un cortile o in un pascolo oltre a mungere le mucche. Eppure, Bowdiers non è solo macchine agricole. Il loro carattere è impeccabile, il cuore è enorme, e la mente acuta li rendono simpatici con gli amanti dei cani di tutto il mondo. I Bollier sono eccellenti cani da guardia e guardie, nonché partecipanti attivi negli sport canini. Questi cani volitivi vanno d'accordo con i proprietari, che possono dedicare molto tempo a un cane da servizio di primordine.